Un incontro importante, parliamo di tutt'altri corridoi ovviamente assolutamente imparagonabili, parliamo dei corridoi per i migranti, sono quelli in particolare per la popolazione afghana. Oggi un progetto presentato al Viminale con però la ministra Lamorgese molto dura nei confronti degli altri paesi che ancora una volta lasciano l'Italia sola nel di fatto accoglienza dei migranti. Sentiamo Angela Caponnetto. Giusto che si salvino queste persone, è ingiusto che sia solo l'Italia. L'Italia c'è e continuerà ad esserci, ma non può affrontare da sola la pressione migratoria che cresce da più parti verso i paesi di primo approdo. È l'ennesimo appello all'Europa della ministra dell'Interno Luciana Lamorgese nel giorno della firma del protocollo per i corridoi umanitari che porteranno in 2 anni da 1.200 a 2.000 afghani dopo le migliaia già evacuate dall'Afghanistan alla caduta del paese in mano ai talebani. A guidare i corridoi la comunità di Sant'Egidio insieme alle chiese cattolica, evangelica, valdesi, associazioni e organizzazioni umanitarie e la collaborazione del Ministero degli Esteri. Per la prima volta saranno coinvolti anche altri paesi europei. Ed è proprio alla solidarietà internazionale che si rivolge l'appello della titolare del Viminale in un momento in cui i flussi illegali via mare sono più pressanti e migliaia in Libia protestano da un mese davanti alla sede di UNHCR a Tripoli chiedendo corridoi umanitari. Dalle rotte turche, greche e nordafricane negli ultimi giorni sono sbarcate centinaia di persone nelle coste a sud del nostro paese, mentre nel Mediterraneo centrale 9 tra barche e gommoni carichi di migranti partiti da Libia e Tunisia sono stati soccorsi da 2 navi umanitarie che ora hanno a bordo oltre 1.000 persone. La situazione più difficile sulla CI4 che ha 800 migranti recuperati in 7 soccorsi insieme alla nave supporto Rise Above di Mission Lifeline. Oltre 150 sono bambini e adolescenti, ma ci sono anche feriti e malati che lo staff sanitario sta cercando di curare in attesa di poter sbarcare in un porto sicuro. L'ultimo drammatico soccorso di CI4, una barca in difficoltà con 400 persone, alcune già in acqua, è stato effettuato in area SAR maltese. Ma da Malta, denuncia la ONG tedesca, nessuna risposta alle richieste di aiuto.